Ciao amici dello Scrigno del Cinema, ci troviamo oggi nella spettacolare e meravigliosa Mondello, in attesa dello spettacolo teatrale all'aperto proprio in piazza a Mondello, dedicato alla nostra patrona, Santa Rosalia. Non è soltanto Gabriele, io rifiuto. Che canto è? Gabriele di Santa. Che ne vuoi tanto? Roba preziosa. Che ne vuoi tanto, cavolato? Gioielli, scialle. Si inizia a piccirina. Ah, perché più vuoi una canzone, ma più lui a sta piccirina. Che ne puoi stare? Cavalà. Questa è roba impestata. Ne puoi stare roba impestata, tolto! La piccerità per due, sai? La piccerità per due, sai? Prima faccio il video e poi lo cancello. Non puoi dare. Senti per buono, cavolo. La piccerità per due, sai? Te la inappiccio. E te mangio il cuore. Viti, oh Franco, oh chi vuoi? Ma noi non diremo al pione delle nostre carni e non piangeremo al tuo sudario, cara Palermo! Ah! Le nuotte pensavi se vuoi, fammi una grazia, pezzi lunghi, ho pensato a lanciare un amore, fammi una grazia, pezzi non nuovi. E pensi lo sapore, pensi la ragione. Famiglia, cosa vuoi? Fegato quanto ne vuoi. Bucchi, cosa tu hai ce l'ho? E capannia la fame, non so dire quanto ne vuoi. Un pesce spada da cura in bocca, una balanza rotta. Se la tocchi nel rete, una manciata evasionata e sucate in babba dolce quando ne portoglio, se via. Sullo sfondo di questo racconto c'è il tuo volto, se via. Cavolo fanno,
passi vicino, mi passa intorno. Bella, bella, si udavi, siamo fumando. Domani mi tutti a mentre. Oh, niente, mi raccomando. Ora vi racconto come uscì a finire Vincenzo Bonelli, saponaro della pandemia, che avendo perso moglie e figli, pensò bene di farsi un eremitaggio a Monte Pellegrino. E proprio. Passavo la mattinata a camminare lo saponaro di la panneria e per l'amore dell'Eterno Dio a Monte Pellegrino a caccia di mio. Ad un ritorno, per grazia di Dio, dopo una chiesa ci affacciò e ci dice: non ti scantare, caro amico mio, sogno la virginessa a Rosolia, facete un carro e ci mettete a mia. Sopra un carro con pompe d'onore e tutta la città la conoscero, e quando tutta la città girò la peste crudelissima passò. Oggi non si porta lo tenta un uomo, ci ne porta uno solo. Buonasera. Calaguzze, essendo la Sicilia tormentata, i scellerati, turchi e saraceni, la fede cristiana era turbata di diligenti barbari e assassini. La Vergine Madre, Maria Immacolata, mi liberarla di tante ruini, sonno mi venne e mi dicea: Ruggero, parti e va libera l'isola mia. E io partivo a nome di Maria. E come un Palermo possesso pigliare, mi sa assordare sotto le bandiere uomini grossi e valenti guerrieri. E di Palermo io fui l'orre Ruggeri. Ma va. Poi, con me piaciri, la solo sposai. E ci detti per suo sposo un cavaliere, Casini Baldo di nome si chiamava. E per voliri dell'Eterno Dio, di Sinibaldo nascio, Rosumi, babbo, applausi! Ma dite che sono morto? Ma non puoi stare un morto? All'ultimata, vero? Ma che sta qui? Dico, ma manco io non ho la fiexa per il rispetto passato! E anche un dammi scaricato di mano per la terra, da! Un tuo rico, come ti chiami? Sei recuttato il magnaccio, da Satin! Com'è carissimo? Un tammascare! No, perché questa cosa è una storia che si ripete sempre. Com'è, Galizia? Ma se no ti si manca. Ah, se no ti si manca, così? Sì. Un tammascare se no ti si manca. I mano si sanno solo per fare un signor Agrucio, io in una fiesa. Sia chiaro. Che succede? Ma che ho fatto di male io? Ma perché la mia vita deve essere così angariata? Vedi che bella parola che ha detto. L'avete sentita, Rosuccia, che disse questa parola chiave che apre tutti i cascioni di questa città. Con il nostro mezzo cuore, anche tu decisioni, non è una morga d'arte.
e la cronaca di Salvo Licata, Corrado. Fortuna! Signori, per voi la voce di questa città, Daria Biancardi. Io mi auguro di non aver dimenticato nessuno, un attico, ha raccontato per voi umilmente Salvo Piparo. Grazie a tutti, e l'ogne e le tutte. Arrivederci, domani siamo a Piazza Monte di Pietà, vi aspettiamo.